Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto alla zucca rossa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca rossa tagliata a dadini, riso tipo cannaroli, noce moscata, pepe, cipolla, vino bianco, olio extravergine di oliva, parmigiano, sale, dado bimbi e gorgonzola. E acqua. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo il parmigiano all'interno del boccale, andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte il nostro parmigiano. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere la cipolla e l'olio. Facciamo insaporire per 3 minuti 100 gradi, velocità 5. Adesso andiamo a riunire sul fondo la cipolla. Andiamo a mettere la nostra zucca all'interno del boccale. Mettiamo 100 g di acqua. Adesso facciamo cuocere per 10 minuti a 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso andiamo a tostare il riso. Andiamo a mettere il riso all'interno del boccale. Lo andiamo a tostare per 2 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso dal foro del coperchio andiamo ad aggiungere il vino. Andiamo a sfumare per 2 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità sempre soft, senza il misurino. Adesso andiamo ad aggiungere un cucchiaino di dado di brodo Bimby. Mettiamo il sale. Un po' di noce moscata. Un po' di pepe. Andiamo a versare l'acqua. Adesso passaggio molto importante, con l'aiuto della spatola andiamo a girare il riso
sino a toccare il fondo, lo andiamo a smuovere. Dopodiché andiamo a cuocere il tutto per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso andiamo ad aggiungere il gorgonzola. Una parte del parmigiano. Diamo una mescolata con la spatola. E facciamo cuocere per un altro minuto gradi, sempre antiorario, velocità soft. Il nostro risotto è pronto. Andiamo a impiattare. Risotto alla zucca rossa. Grazie e alla prossima ricetta.